Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Colle Vecchio, in località Cicignano, e praticamente andremo a descrivere uno dei borghetti più carini sopra il cucuzzolo della montagna. Eccolo qua, molto caratteristico sia nelle rifiniture, ma nello stesso tempo comunque nelle particolarità che lo caratterizzano. Questo praticamente, come potete notare, è tutto il parcheggio che sulla parte sottostante comunque è possibile mettere la macchina. Lì possiamo notare con questo piccolo belvedere i Calvi dell'Umbria, tutti i vari paesini comunque della bassa Sabina. E attraverso questo archetto, come potete vedere, noi andiamo ad accedere, diciamo, su quello che è poi il centro storico, sulla piazzetta molto particolare. Storica, ci diceva il proprietario, insomma, che risale intorno agli anni 1000 addirittura, quindi una storia molto bella, particolare, che caratterizza questo immobile, completamente abitato in parte, ma nello stesso tempo comunque ottimo per un punto tranquillo per il fine settimana. Attraverso questa stradina andiamo a vedere l'immobile che andiamo a presentare. Che lo troviamo qui di fronte a noi, è un palazzetto tutto perfettamente rifinito e ristrutturato alle pendici di questo bello giardino, questo molto particolare con l'altalena per i bambini. Ecco qui l'immobile che andremo poi a descrivere nel dettaglio, oggetto di compravendita. Quindi parliamo di un appartamento di circa una cinquantina di metri, eccolo qua, tutto perfettamente rifinito, come ripeto, con una cantina di proprietà esclusiva. Allora, andiamo e ripercorriamo a ritroso questa strada per poi accedere direttamente a quello che è poi il vicoletto giusto per andare poi all'interno dell'immobile. Attraverso questa strada, come vedete, molto particolare, storica, eccola qui, tutti i sassi, veramente molto carino questo borghetto sulla montagna. Calcolate che qui praticamente ci troviamo forse a 10 minuti dal casello per Stimigliano e dalla stazione di Stimigliano Scalo, insomma, quindi molto vicino a quelli che poi i servizi con Roma. Eccoci qua, siamo subito arrivati all'ingresso e questo poi è il borghetto che ci accompagna nella visione di questo bellissimo prodotto molto particolare, tutto completamente rifinito e ristrutturato. Attraverso questa scala, diciamo, qui possiamo trovare il piano terra, eccola qui, la cantina che vediamo in maniera molto veloce, perché insomma parliamo forse di 7-8 metri quadrati di cantina, dove è stata portata sia la luce e sia fatto comunque il mattonato. Come vedete, ovviamente è cantina, quindi è tutta completamente, diciamo, in disordine. Lì vedo anche l'acqua, tutta perfettamente intonacata, quindi anch'essa in ottimo stato di conservazione interna. E questo poi è l'ingresso, diciamo, per l'appartamento. Eccolo qua. Dall'altra parte questo balcone procede, c'è un'altra proprietà, ma comunque l'ingresso è indipendente, quindi questa scala sarà sicuramente una corte comune per accesso sia a questo appartamento che non è oggetto di vendita e a questo bellissimo immobile che è attualmente oggetto di vendita. Eccolo qua, lo vedete da questa immagine, insomma, tutto perfettamente rifinito in ogni dettaglio, una piccola bomboniera, insomma, la chiamo io, per il contesto, la zona, il cucuzzolo della montagna, cioè molto particolare. Questo è il camino, come possiamo vedere, ogni angoletto rifinito in qualsiasi dettaglio, come questi, diciamo, armadietti a muro, quegli angoletti lì, tutti perfettamente comunque curati. Questa è una bellissima cucina a muratura, come potete vedere, perfettamente anch'essa curata. L'affaccio attraverso questi infissi, tutti completamente in legno, in doppio vetro, con le zanzariere, diciamo, sulla vallata sottostante, che è veramente un bel vedere. Come potete notare, lì possiamo trovare gli animali, quindi dà proprio l'idea di una campagna. Eccola qua. Torniamo sulle visioni e le immagini interne del piano terra. Ovviamente qui ci saranno tutte quelle che sono le certificazioni degli impianti, tutte quelle che sono poi le
autorizzazione eccetera, l'impianto di riscaldamento, quindi acqua, luce, gas e fognatura tutta completamente allacciata. Poi andiamo, diciamo, al piano superiore attraverso questa comoda scala per andare a vedere poi quella che è la zona notte. Da questa parte possiamo trovare un piccolo armadietto a muro, un bagno anch'esso tutto perfettamente rifinito con doccia in muratura. Eccola qui, la potete notare, molto bella, particolare, sembra proprio fatto ieri, perché, come ripeto, un immobile nel centro storico tutto perfettamente rifinito e curato, questi travetti in legno molto particolari. Eccolo qui, da curare nel dettaglio con una bella doccia. E la finestra, anch'essa con zanzariera che guarda poi sull'affaccio esterno. La porta, anch'essa, come vedete, per l'angolatura fatta comunque su misura. Un bel bagno, una bella camera da letto. Eccolo qui. Pavimento forse un finto cotto con il sistema di condizionamento su tutto l'immobile. Qui possiamo notare questa bella camera, il soppalco superiore che poi adesso andremo a vedere, gli infissi che si aprono con la doppia apertura, anche qui con la zanzariera che dà l'affaccio, diciamo, sul giardinetto che noi abbiamo visto precedentemente, quindi veramente un ottimo sfogo esterno eventualmente per il sabato o la domenica, oppure anche eventualmente come fa proprio il proprietario per prima abitazione. Qui c'è un soppalco tutto rifinito in legno, molto comodo per qualsiasi esigenza, caratteristico. Signori, io riscendendo di sotto attraverso questa scala, comoda. E con la visuale di nuovo, perché ne vale veramente la pena, di tutto quello che è il contesto interno dell'immobile, io vi do un appuntamento alle visite.